Mio fratello è un ragazzo di 22 anni che è scomparso nel nulla. Non abbiamo niente a che fare né con la camorra né con la droga, con niente. La camorra non appartiene a noi e neanche a mio fratello. Neanche i cani scompaiono così nel nulla. Antonio deve tornare dalla mamma! Antonio può essere figlio di tutti noi! Sappiamo che quella sera è uscito con degli amici e non è più ritornato. Del resto non sappiamo niente. Vogliamo solo che ce lo riportano a casa. Punto! Non sappiamo niente. Da quella giornata più nulla. Non sappiamo niente. Una paura, pianti. Stiamo morendo. Ce lo devono riportare a casa. Quello che sia successo non ci interessa. Ce lo devono portare a casa. La mamma piange, siamo disperati. Un giorno all'altro non si può perdere un figlio così. Non si può. Devono riportarci Antonio. Qualsiasi cosa ci devono dare Antonio. È scomparso da 9 giorni e mia mamma rivuole suo figlio. Antonio è un figlio di tutti noi! 9 giorni sono troppi per una mamma! Ridiamo Antonio alla mamma! Devono aiutarci chissà chi ha sentito, chi ha visto, ci aiuti, perché è un figlio di tutti, siamo genitori e ci dobbiamo passare la mano per la coscienza. Devono portarci Antonio. Dove stanno gli amici? Non ci sono. Forse hanno paura, non lo so. Lo sanno loro e la loro coscienza perché non ci sono. Il coraggio è ciò che serve per alzarsi e parlare. Questa non è una manifestazione, è un grido di aiuto. Aiutare comunque una mamma che non ce la fa più, una mamma che non mangia, non beve, non dorme, una mamma che vive di tranquillanti e senza quelli, neanche con quelli riesce a stare calma. La mamma in questo momento è a casa, non ha la forza neanche di alzarsi, ogni tanto trova lo stimolo di fare qualcosa, ma non riesce a fare nulla. Una mamma in questo momento la mamma non può fare nulla, sta solo cercando disperatamente di avere notizie del figlio, che siano buone o no. È un figlio amorevole come tutti i figli, è un fratello amorevole come tutti i fratelli e non si sarebbe mai allontanato di sua spontanea volontà, senza avvisare mia mamma. Voi continuerete a scendere? Sempre, in piazza. Continueremo finché non ci ridaranno Antonio. Non ha niente a che vedere né con la camorra né con questa lupara bianca, non ha niente a che vedere. Mio fratello è un bravo ragazzo ed è un ragazzo di soli 22 anni e deve ritornare da mia mamma. Abitiamo nel Parco Verde. Il contesto che gli si addice è etichettano questa cosa, ma non è così. Ma non è così.